E torniamo in questa bellissima chiesa intitolata a San Nicola, qui a Torre Maggiore, dove già nel passato siamo venuti. Ringraziamo il parroco Don Andrea Pupilla, il suo assistente Don Matteo e tutta la comunità per questa accoglienza. E torniamo all'esperienza di intimità, di vita vissuta da Teresa Musco, questa donna semplice, ignorante per gli uomini, ma ricca della sapienza di Dio, che è una sapienza che nasce dal cuore, che ha vissuto tutta la sua vita e ha offerto tutte le sue sofferenze, comprese il dono delle stimmate, per aiutare il Signore nella redenzione delle anime. Una vocazione, come stiamo vedendo, a cui è stata preparata da Padre Pio e una vocazione in cui è stata sostenuta da Padre Pio. Spesso, e questo capita anche ai santi, sia quelli canonizzati sia quelli della porta accanto, spesso la sofferenza, il dolore, la stessa offerta della sofferenza, del dolore, della malattia, stanca, ti scoraggia. E spesso si soffre di più, non si ha poi sempre la forza di rinnovare questa offerta se ti manca una guida certa, sicura e autorevole. È accaduta la stessa cosa a Teresa Musco, la quale il 31 di luglio del 1964 scrive queste parole nel suo diario. Era già tanto tempo che Padre Pio non andava più a visitarla in bilocazione e quel giorno invece Padre Pio torna a Caiazzo. Teresa racconta della sua sofferenza, dice di essere stata operata al ginocchio destro per del liquido che aveva sulla rotola del ginocchio e racconta che quello stesso giorno era andato il medico per la prima medicazione. Non aveva la febbre, non aveva dolori, ma dice, mi sento senza Dio perché per me il dolore è come il dolce di ogni giorno. Mi sento senza Dio perché per me il dolore è il dolce di ogni giorno. Verso le 16:30 arriva Padre Pio e le dice queste parole che sempre Teresa Musco riporta nel suo diario. Figlioletta mia, sappi che per altri 4 anni hai da lottare molto, non avvilirti mai, neanche quando la croce diventa molto pesante, perché il Signore ti dà la forza e tu la porterai. Tutto devi mettere nella volontà di Dio, tutto devi mettere nella volontà di Dio. Guardate, queste parole che Padre Pio dice a Teresa Musco in bilocazione sono parole che in questo momento possono essere fatte proprie, accolte da chiunque sta vivendo il tempo della prova, della sofferenza, della morte, della malattia, del lutto, il tempo della passione. E sentirci dire che il Signore ci dà la forza è di una grande consolazione. Noi ci vediamo domani. Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!